Ciao a tutti da Mr. Gaucho Romano. Dopo le fatiche del Festival di Roma, ci rivediamo per il nostro appuntamento consueto con insomma, le uscite settimanali, i film del weekend. Intanto voglio, salutandovi tutti, ringraziare in particolar modo Meshin81 che nel commento a un video precedente mi ha dato un suggerimento di mettere anche dei link. Per far dare le spiegazioni tecniche o teoriche su certi argomenti. Lui, per esempio, si riferiva al noir. Io lo ringrazio e vi chiedo se avete delle idee in tal senso o anche dei modi per poter realizzare questo tipo di idee, vi sarei grato se me le deste, così posso approfittarne. Allora, dicevamo, film che escono, che sono usciti venerdì 12 novembre. Visto che del film più bello che esce questo fine settimana da Social Network abbiamo già parlato, io andrei avanti consigliandovi, diciamo, il secondo film più bello del fine settimana, e cioè Waiting for Superman, che è un documentario presentato al Festival di Roma, appunto, diretto da Davis Guggenheim, che è il regista di Una scomoda verità, il documentario con Al Gore che ha vinto l'Oscar, e che racconta sempre in forma di documentario la situazione della scuola pubblica americana, le conseguenze, i problemi, le difficoltà, e tutto con una precisione molto forte di dati, un'analisi anche politica di quello che significa avere una scuola pubblica mal ridotta, dando le colpe non solamente al sistema, ma anche riflettendo sul ruolo degli insegnanti e dei cattivi insegnanti, e affiancando a questo discorso più analitico un discorso molto umano, perché il film segue la storia di cinque ragazzini che sono costretti a partecipare a una agghiacciante lotteria che ogni scuola fa per assegnare, ogni scuola di quelle buone, di quelle prestigiose, non, anche se pubbliche, per poter assegnare i posti che restano vaganti. È un film quindi allo stesso tempo molto lucido e proprio in quanto lucido anche abbastanza agghiacciante in certi aspetti. Cioè, per esempio, ci sono due scene in cui fanno vedere come le scuole si devono disfare dei cattivi insegnanti visto che per contratto non possono licenziarli, ma anche molto toccante c'è questo gran finale della lotteria che sembra proprio costruito come un romanzo polifonico e dà anche un più spessore cinematografico al film di Guggenheim. Il film più brutto della settimana invece, e so che tutti voi se lo aspettavano e insomma non ci sorprende, è il film nuovo di Vanzina, il 50esimo film di Vanzina. Vale a dire, ti presento un amico, loro la definiscono una commedia sofisticata all'inglese, ma insomma, Blake Edwards e Hugh Grant si rigirano la tomba, anzi, Hugh Grant si è ucciso per potersi rigirare nella tomba apposta. È la storia di un tizio, di un direttore d'azienda, di negozio, che viene promosso dalla sua azienda a patto che tagli delle teste, cioè licenzi del personale. Il tutto condito da, insomma, notazioni sociologiche molto all'acqua di rosa, anche se si vuole fare un po' il verso tra le nuvole. Con George Clooney, i soliti girodondi sentimentali per cui questo uomo fa aprire le gambe a qualunque donna appena lo vede, ma in realtà lui cerca l'amore vero della sua vita, e un sacco di situazioni da farsaccia, quindi corna, porte che sbattono, gente mandata fuori dalla finestra al grido di cielo, mio marito, e poi insomma però una delle sceneggiature più brutte e incompetenti degli ultimi 80 anni, dove in una città come Milano sembra un condominio dove ci sono 5 persone che vivono, un farmacista e un tassista, e tutti si incontrano casualmente sempre in continuazione. Un filmaccio che vi consiglio se volete avere un'idea di quanti danni faccia la rivalutazione di Vanzina, perché questo film è un po' una pietra tombale sul loro stile. Altro film molto brutto, ed è anche un altro film italiano, pensate un po', c'è chi parla di rinascita del cinema italiano, è La scuola è finita di Valerio Ialongo, che aveva. Si era fatta apprezzare a Venezia con un documentario un paio d'anni fa sul cinema italiano, per l'appunto, cosa ne sai di me? Qui invece racconta la scuola, lui è un insegnante di una scuola di cinema e racconta la storia di un ragazzo difficile, di due professori che sono un po' in lite tra di loro perché stavano insieme nella vita, e che cercano di recuperarlo, ognuno in modi diversi e non sempre produttivi. Quello che darà la forza a questo ragazzo di sbocciare è l'amore e la passione per la musica. Allora, a parte che di storie sul valore salvifico dell'arte e della musica ne abbiamo già viste molte, ma che senso ha usare un pretesto così artificioso e così drammaturgico, cioè drammaturgicamente composto, per realizzare un film che si vorrebbe quasi documentario, quindi con persone che più o meno improvvisano, più o meno recitano e più o meno vengono rubate delle scene alla scuola, anche perché ostentando, cioè,
non ha appreso una delle lezioni fondamentali che anche lo stesso Bergman diceva, è che per rappresentare la spontaneità sullo schermo c'è bisogno di una grande costruzione. Invece qui Yalongo lascia tutto quasi allo sbaraglio, non avendo né lui i mezzi né i suoi attori per poter rendere questa spontaneità, tutto finisce in una sorta di quasi pagliacciata in cui ognuno sembra recitare come se fosse una filodrammatica di provincia, quindi è un peccato. Altri film che sono usciti questa settimana sono Noi credevamo di Mario Martone, un complesso, un ampio, anche nella lunghezza, racconto sul Risorgimento e soprattutto una riflessione sulle cause della nascita e dello sviluppo del Risorgimento e soprattutto sul sostanziale fallimento ideologico del Risorgimento italiano. È un film che potrebbe suscitare polemiche vista la rilettura politica e il parallelo con il presente, con l'attualità che si fa in questo film, però è un film che, nonostante la produzione televisiva, ha una ricchezza di temi e una profondità anche di messa in scena che, a parte l'inizio un po' troppo didascalico, sicuramente si farà apprezzare dallo spettatore che ha voglia di qualcosa di un po' più intrigante. Altro film che deriva da un film italiano è Stanno tutti bene di Kirk Jones, è il remake dell'omonimo film di Giuseppe Tornatore con Robert De Niro a sostituire Marcello Mastroianni. È un film molto piacevole perché, diciamo, rimedia a molti dei difetti dell'originale, soprattutto una certa faciloneria, uno spirito un po' fasullo nella descrizione dei tempi. Qui si concentra su un padre e sul rapporto dei figli. È un film sobrio e al tempo stesso commovente che pare potrebbe rilanciare De Niro nell'Olimpo dei grandi attori da cui era decaduto anche per sua stessa volontà di interpretare filmacci e progetti veramente con poco senso. Andiamo avanti con Unstoppable, un film su cui avevamo i peggiori pregiudizi, che invece si rivela una sorpresa. È il nuovo film di Tony Scott, è un action catastrofico su un treno che appunto è inarrestabile perché si sono rotti i freni, non c'è pilota e quindi procede spedito a distruggere una cittadina armato di rifiuti tossici. Ci pensano due valorosi operai a fermare il tutto. Il cuore e la cosa positiva di questo film, non solo perché è un film molto ben fatto, molto ben costruito, che tiene la tensione in maniera egregia, specialmente perché c'è una certa precisione quasi documentale nella descrizione dei treni e delle componenti del pericolo, ma perché Tony Scott all'improvviso si scopre un cuore operaio e proletario che rende molto bene nella descrizione di questi due personaggi che sembrano usciti quasi da un Ken Loach dopato. Per cui, insomma, non ci è affatto dispiaciuto vedere questo film che vi consigliamo abbastanza. Vado qui a scorgere nella mia lista gli unici due film di cui non possiamo parlarvi sono Devil, che è un horror credo dozzinale prodotto da Shyamalan, ma soprattutto Porco Rosso di Miyazaki, che esce in Italia dopo quasi 20 anni, e di quello mi piacerebbe parlarvene a parte, non appena lo vedrò. Io vi ringrazio, vi saluto e vi faccio un paio di annunci. Intanto il primo è che molto presto arriverà un video sulla prima parte di Harry Potter e i Doni della Morte, perché avrò la possibilità di vederlo in anteprima e quindi ve ne posso parlare approfonditamente. E poi, raccogliendo anche il suggerimento di Meshin, vi farò insomma dei video che non parleranno solo delle uscite e delle novità, ma anche un po' in generale di storia del cinema e di fine della storia del cinema ed anche, su suggerimento della mia operatrice, di serie televisive che sono un'altra delle mie grandi passioni, ma soprattutto sono una grande rivoluzione del linguaggio cinematografico degli ultimi anni. Vi bacio e vi saluto, a presto!